Custa attividadi è stata realizzata con s'aggiudu de sa regione Sarda, in prentas 2020-2021, lei regionali 22-2018, articolo 22. Amigos estimados, de cosas bellas, avevo sa puntata de hoy, se ho venuto su a bel kid, in sa cadena de su limbare. Noi c'è una punta, si serie a punta da berrita, che è prude 1360 metri su de artaria. In noi viventi prude 2900 persone, ma una cosa bella è che in su 1878 è nasciu in custa bidda Babai Casu, sa rettori, don Pedro Casu. E isso è di importo umano, sa cultura, sa letteratura, e sa canzone è tutto sarda. Voi ha descritto sa novena del suo nascimento con noi canzoni dedicata proprio a Gustu Demma. E dunque si è diventato famau in tutta sa Sardegna, non c'è tipo tutto is cosa che ha scritto e tutto canto, ma pure po' questo scanto su de sa novena de Natale. Dunque sa Berchidda o Belchidda, come intanto a noi, è un luogo di importo umano. Un'altra cosa che mi fa presgere a noi è che in 1903 in questa bidda è stata fondata sa banda musicale dedicata a Bernardo de Muro, tenore d'impiesu, a undi però in questa banda ha cominciato a suonare Paolo Fresu, che è diventato un grande musicista famato in tutto il mondo, e il settotto in noi in Belchidda organizza ogni anno, già da metà tempo, un festival che è tra de importo umano di tutto il mondo e su Time in Jazz di Berchidda. Ma questo luogo di Sagadura, di Monte Acuto e tutto canto è un luogo di importo vostro, vino voi, bingia sa vostro vermentino, e infatti è talmente di importo che ci punti prude 50 cantinas, ma sa cosa bella è che anti fatto nasce un museo che conta la storia e tutto di questa faina manna, vostra cultura, vostra tradizioni e vostra economia e tutto di Sardegna. Dunque se si va a pregere in questa puntata di oggi, usa conosci impari, usa conosci meglio su museo del Subino, proprio di Berchidda, andiamo su impari. Il museo di Subino è la domu manna di Subino, onde si conta la storia e sfaina sa de noi, de oi. A noi, Antonello, come te questa storia? Ah, no, il museo di Subino è come è già adattato a su 98, già più di 23 anni si è abbeltu, ed è sostanzialmente composto di batto spalte, tre scopo attualmente, che una volta valte, su vignetto didattico, che vedi inizialmente vai la parte di tutta la struttura, un incendio, un fuoco non l'ha distrutto, ecco. Una di chi ne hanno il fagere. Attualmente creiamo la Senoteca regionale, io non mi sono tutto sul vino scritto due in Sardegna, questa possibilità di degustazione e di vendita dei sottomatissimi. Dunque, chi i visitatori che vengono di noi, Castiana, entra in questa storia di Sagatura e tutto, ma poi quando accabbaisi questa visita, di vado di sta in Subino. Dunque, questa è una cosa bella, con tutto questo. Sì, in su bigliette stai. Comprende tutto questa cosa. Dunque sa, prude 20 anni, se non ho, grazie a questo museo, e itta conta, sa storia di prude 50, ci punti di adero sono ciacumanne cantina, se noi in cattura. Sì, in cattura che era tanta, soprattutto i produini su queste su fiore all'occhiello della produzione nostra, che su vermentino del Gallura, a denominazione di origine controllata e garantita, che sono i che cavo in Sardegna proprio. Quindi questa è stata una terra particolarmente evocata per questo tipo di uva, tanto è vero che questo riconoscimento è stato più importante a livello nazionale. Certo.
E usa vedi, amico, questa cosa bella, sa, e noi di Adero siamo venuti a chiedere della città bianca, supermentino, ma in questo museo si conta la storia della vinificazione in tutta la Sardegna, usa vedi, da tutti i cesti, in ogni luogo. Una cosa, prima di cominciare, Antonello, è posato se esita una società di cooperativa, come ti funziona la società? Sì, attualmente è gestita da una società di cooperativa, è la Reno Turistica, che è la nostra, siamo su Sel Sozioso, abbiamo un presidente, un segretario, un cascieri, gestimo da diverso anno questa struttura, pure si primo, siamo sempre dipendenti, sì, no, che però operativa di gestione di altri luoghi, di Cagliari e Bene. Dunque, io tengo la grossità di manna, te conosci bene questo museo, dunque ti domanda Antonello De Solis, ma compangela, hai ciò sapere? Me da volentieri. Antonello, prima di questione de Binu, Bieus, sa storia è tutto, dei Vingias, dei Subinu, come sta arrivando, come si traballa e tutto quanto, ma prima di tutto sa terra, come si traballa da po' di donai frutto de Vingia. Sì, in questo due percorso scamus, in questa fase iniziale del suo percorso, uno è relativo al suo attrezzo che si impittaia una prosa a tribagliare la terra prima di impiantare la sua inza. Quindi tutta una serie di arado, sono primo in linna e ferro, poi sono altro totalmente in ferro, che serviva proprio a trazione animale attualmente, in cui si impittaia o su gardo o su oe. O i boi, certo. E Selviana però dissodare la terra per la preparare appunto a suo impianto e poi passai a pure lo sterpice, una sorta di vettene. Può da stendere bene. Sì. E poi ovviamente parallelamente abbiamo su questa parte storica. Pannellatura è pure di anfora originale romana, pressa, più stata donata, prestata dal Museo Lambuglia di San Maddalena. In una nave oneraria in sezione, noi si può inviare come teniana impilata, immagazzinata, sanfora interna sa nave. E noi ti ci viaggiamo o binuta a interno? Inu. E questa è bella, una bella cosa. Pensiamo che dando la circolazione su Inu quasi tutto per nave, che è più sicura, per tutto, e poi che consentiva di stoccare interna sa nave su corrispondente di più di 300 scarri. Quindi sì, dai 30 da 3.000 a 30.000 anfora. Una bella pannellatura che questiona proprio dei naisi, canta cattava e tutto quanto. Sa terra anda a traballare, ma anda a curare, ad un'attenzione e tutto quanto. E noi ci punta attrezzatura, sa che servienta poita. Non mi dica, sa inza, oltre a spessone, si malaita di sapore. E quindi in questo periodo bisogna addrettare la mechina, quindi noi abbiamo tutta una serie di attrezzi, cioè questo più su manuale, se conosciamo più o meno dotto, in noi su inzatteri, andai io ad movimentare su rodotto con questa leva, lo puntai verso la inza e dai a la mechina. Poi ci resta una per un manna e per un moderna. Questa è una di salvinza più il manna al deida. Andai io a trainare la deida? Dai su gallo, dai su su... l'autista si poneva in questo seggiolino che gli dico così, quindi hai ad un motore a scoppio che manda ia da su una samedina per dare questo suggello scadente e segue verso Sainza, quindi fino a mano si consente di risparmiare metà tempo. Ecco, in noi itta teneus, noi teneo dozza pannellatura casinata, itta si produce in Sardegna de vino e de bingias. Cali si sia calidati, no? Certo. De acina bianca, però. In questa prima fase è ua bianca, noi abbiamo un pannello che poi non era la situazione enologica attuale che abbiamo in Sardegna, con questa percentuale di inza vittata, con questa tipologia di inza che si produce in Sardegna. Poi una serie di informazioni sulla sul vittigno, la bacca bianca è più importante attualmente in Sardegna, non solo in Gallura. Attualmente nel Wagen de Padrono, se permettono, di Gallura. Cioè. Qualità di esti, questa tipologia, questa denominazioni deni. Sì, allora, il fermento di Gallura è l'unica di OCG salda. In custo del resto. In italiano e tedesco. Denominazione di origine controllata è garantita. Perché Camusu ha 7 DOC in Sardegna, però una sola di OCG. Ah,
Eita, cosa bella, questa cosa. Permettilo su prodotto tra la Sardegna, però andiamo in questa zona, c'è appato un ambiente pedoclimatico perfetto e quindi resti da dare questo vino che non ha da riscontro. E poi forse la storia del Supermentino nasce a noi in Gadura o no? Come ma Supermentino si paga in tutto, poi badano paga di controversia, pro si è di origine spagnola, come si ritrova a mente questo vinacciolo, questo semino, che sono antecedenti da arrivare su spagnolo, se non fate niente di scrivere un pago tutta questa storia su Ino. Quindi. Invece in questa travatti a Gattaus, questa propria pannellatura, però un tozzo vino niente. Sa ua niente, certo, certo. Che puro. Ecco. No, agila niente, e in nomenclatura è pago questa che. Namusu che in percentuale ste paga. Paga, però che se tutta la schientina con cui hanno una produzione pure ua niente. Andiamo su che su Saua, più su coltivata in questa zona di Abacca Niedda, estesa su Muristello, da Valle Sardo. Pure sì, dottor Saschentina, andiamo pure su questo internazionale, Cabernet, Merlot e quant'altro. Allora, dunque, e noi abbiamo commenti, dunque, la stessa storia della sagina, del suo traballo, tutto quanto, come si traballa a Saverra, e voglio sapere, i commenti si porta via da questo frutto della Saverra, poi andiamo a sapere un carro antico, sì. Bello meta, andiamo a sapere un pari. E dunque, questo carro è questo, ma questo è bello di Aderus, ma Caliano... torra da questo ma là. Questo è la partita su Securiscuto, sull'ultimo scarro, noi andavamo su un avvotto che lo ritraeste, come sull'ultimo scarro volante che ha usato in Bidda. Anno 60-70. Sì, sono 70. Legata a Sainza Proitte, che sono il Mattessi Oese, chi tira Iena su carro, vi sono il Mattessi che vuole lavorare a Sainza, con Sarato, diciamo il video. Dunque, poco con su Iundi, poi diventa un altro e andando a portare su traballo. Sì. E poi ci chiama pure su Azzente a trivagliare in Sainza, su Mattessi Carro, che sono una Sainza magari 21 distante. E poi giriamo pure da Ua, da Isainza, a questa zona noi queria poi trivagliare. Ah, e dunque, e noi si può tanto però la scorta del domo, poi ti arrivare che ci punti noi, bella borraccia, San Adamo, se no con Subinu, Sacco e tutto quanto. Questa è 1881, sì, dunque sì. È antica mera. Sì. Cantagina ci capia da noi, non fime da me, no. Boca di quintale, penso non più. Bello. Sì, sì. Le sa scascetta possa uova vincussa. Possa in nenna. Ma questa è una tecnica particolare de garru o si usaia da portare sagina e a trascosa? No, a trascosa, non fisso lo prossa uo o prosuino, vidi pro trasporto generale de calesia da mercanzia, de calesia cosa, però andiamo su soprattutto prossa Alvinza, questa è comunque una zona che ha sempre avuto una vocazione prossa uo e prossa ins. Bene. Noi sempre pannellatura, casa conta, sì. Ma Deo moi e ma volli biti, commenti e comincia da sul processo del suo traballo de Sagina, a pago e io Saverra, si storia, Saverra, trasporto, e moi e usaviri commenti si traballa a Sagina, poi e usaribai vince a Dudastai, questo vino, ma prima e volli conosci commenti funziona, da no. E dunque Santonella, andiamo a sapere cosa successo in noi. Io che tu hai tutta conoscenza. Dunque, Santonello, noi ci punti attrezzatura, sapopai, faina antica, adesso traballo subito. Torrausu a cali tempo, su questo tipo di attrezzatura. Tanto, questa che è riprodurre questa zona 9, un laboratorio di vinificazione che sono in questa zona più antica del Salvinzal del Chidda. Da Ino e Bisuno, come sono un pago di roccata, come te dopo, però fini consorziale, in su senso che a turno sul vinzattere di questa zona andaiana a sivare il suino. A sinterno di questa domo, bevi sull'acqua, però gatticare sa ua, non so spese, queste ue, e su sa ua valaia, su liquido valaia di questo bucco, e si pienaia sul bacino del contenimento. Dopodiché, sa ua,
Posca sa prima pressatura che veniva di imbolata, si intende questo cestello, tutto nata con questo tuppone, e con una leva si va a girare sa vitte senza fine, chi pressaia sopra sa uva e su liquido faraia. Fino a giosso. E dunque tu sei antadotto bene. Sì, cioè. Sì. Questa è stata una cosa molto meno importante, che è su mattessi di tipologia di trasformare sa uva che hai su antico romano. Pronare che in due mezz'anno hanno scambiato nulla vino a si incominciare sul secolo passato. Ah, questa è una cosa importante, poi si conta evidentemente che a noi in Berchida, in Gattura, in Sardegna e tutto quanto c'è una storia antica mera del Subino, del traballo del Subino. Dai su periodo nuragico, quindi parliamo del remizzanno al fa, che già Subino vi presenta in Sardegna, cioè, su saldo con lo schia su la viticoltura, con lo schia da su fatto fare suino, da Isaua, quindi è una cosa che risale di tanto di non è cosa del suevo, no. Di quando punta il basso spagnolo, è una cosa che i sardi sconoscianta, commente tutte le popolazioni del suo mondo che avvianta. Tutta se tutto grande. La contaminazione con fenicio, romane, questo sono già dato pure altra tipologia di uva, che magari come sono autoctona saldre, altro luogo non bisogna più uso. Certo. E dunque, e questo è un luogo d'importo, questo museo, questa costa conta da 2000 anni di storia, con questo lacco e con questa attrezzatura che mascamente serviva per completare su traballo del Sargina. E invece se in quest'ala e usaviri i tradotto su Zeri con su traballo del Sargina, una porta che da porta in Sagantina e ta su Zeri. Lì c'è questo che su traballo del Sargina, stanno ma compagno andiamo. Antonello, questa è la parte del traballo del Sargina, paguago per moderna. Si pensava sull'acqua antico dei 2000 anni, su dei romani e tutto quanto. Ma a proposito dell'acqua, in noi ci indeste uno, anzi due, ci ne avuti punti in linna. Com'è te questa cosa? Sì. Non si andata in perda? Sì, in questa zona, in Saldomoso Consorziale, mi ha pomentato innanti, sono tutti in pedra, soprattutto granito, questa è una zona di granito. Certo. In altro luogo so si pittano insomma tesi attrezzo so l'acqua in linna. In linna. E questa stessa zona sono so unico so due restato so sano, non venivano dai oschiri, in che pure si pigiaia da sua con sospese. Mentre questa è una base di d'orchio, come te questo come anziché essere in pedra e in linna. Dunque non si strecca più su Sagina con i spesi, ma si pica da questa attrezzatura, sa moderna, sa più veloce, e tutto quanto. Dunque comincia ad aumentare questa produzione e tutto. Certo, la potenzialità del suo ino, pure in suo commercio, ha fatto un pago di traino, ha avuto questa pure evoluzione del suo attrezzo che si impittaia, ha avuto la trasformazione del sa uva. E quindi se non arrivi da spruta sul continente, sa prima pressa, il primo storchio, e come sono un lago in tutto il vinzo di questa zona, ma penso in tutta la Sardegna, quindi andiamo su chi la vigiatrice ha soppiantato sull'acqua, la vigia con sospese, e sudorchio antico, che abbiamo visto in avanti. Noi, dunque, da questa attrezzatura, poi ci sono spagnolo, smanno, su in lattia, in linna, che questo è stelliana, no? In zinco. E dunque e poi tutta questa attrezzatura, a poco andando in sa produzione artigianali, industriali e tutto quanto. E Subino anda bene, poi Subino tende a bisogno, può essere imbottigliato di sudappo. Custa lui è nato a Sagadura, Monte Acuto, tutto quanto, è zona de Verda, ma è zona di ottico puro. Sì. E dunque se noi si produce quantità di brumanna di tutta la Sardegna di ottico, no? No, sì, andiamo sulla zona di Sagallura, Tempio, Valanzano, ma pure Idda, siamo una zona di produzione e di trasformazione pure di ottico relativo alla fabbricazione del suo stupone, ma non solo. Non solo. E infatti devo andare a vedere come ti sta ballantanzando su proprio sottico e poi vi è usata tutto vanti. Antonello, noi entriamo proprio in un mondo di adero di incanto e di spanto.
dunque da Sottigo. In tanti sì, e noi è un'auga in gattura, cioè mera de gusta galità, ribone, tutto canto. Ma come ti funziona la sarregotta? Canto si viga, come ti funziona? Allora, l'estrazione del suo oltigio viene solitamente verso giugno-luglio, questo periodo più importante per l'estrazione. L'estrazione tra un'estrazione e l'altra passa solitamente intorno al sol de canno, il degheto, il canno secondo la qualità del suo oltigio. Quello d'estratto dai operai specializzato, che è un rivaglio abbastanza complesso, che uno colpo dato male del saestrale può compromettere la successiva estrazione. Quindi sono sempre gusto a salmare le persone che fanno questo tipo di rivaglio. Dopodiché, a più che a noi tenesi esposizioni e sa sicuri che usaian ta posegai sottigo tutto canto per sa matta. Sì. E mi piace niente dunque sa. Ma un posto di cui per questo di sicurezza che sono lamas comunque sia, è un bestia saestrale, però estrazione che a sa punta adesso della linna appositamente a punta, però in pittar quente leva, però staccare sul tigio da esa pianta. Sì. Poi vada a trasare tra lama, uno però regolare di spessore della banda che risulta si striscia del tigio che si chiede trivagliare. Poi naturalmente sul tigio che era udito, vada a rubare la violona e il manno e non era buddito, proprio il motivo, uno per eliminare batteri e cose che possono andare con su fiago e tappo. E poi la modigare può destripagliare in mezzo. Ma tu non si può traballare un sottigio, c'è questa parte del suo corpo, se no? Solo se la parte del suo sa trunco e stripaglia, sì, se la parte è bascia, mentre se la parte del suo ramo non è tutto, non è il buono a trivagliare. E noi tenesi banchitto su, può traballare, dunque, da sua fatica, interroga il dedo su, di gusto ottico, una porta che esce per tanta sa qualità, di portà, non mancanta poniente a gusto buono, sì, sa, sì, se sì. Non fia poi proprio troppo belle, tutto canto. E noi piantan quattro esoperai. Quattro esoperai, io trivagliai, una in donzi angolo, bivvi, di gusto, un poggiatore della banda in metallo e con salama si tagliaia e si andava a fare questo squadretto. Sempre in questo banchetto inizialmente si avvolma d'unda e si taglia sempre con salama, una lama un mago più minore. Poi, come te non si cosa, la pedevoluzione e sono nate questa prima fustella. Questa è una di stabilia sul banchetto di rivaglio, mentre questa fustella è una specie di tornio in cui mi porta a colziare proprio il fagelviere. Sì. Noi cagliato una lama su quadretto che è scusto che ne ha sistemato in oche e sa lama che li taglia da questa volma tondeggiante, tipica del suppone. Diventata proprio su tappo, una sciata in noi. In noi ci punti differenti di noi, di rifiniture, sa mole, tutto canto, e ci punti altre modalità, si può traballare. Sì, poi mi dato un'altra fustella elettrica, motore elettrico, questa però poneva su pezzo sa banda e ne sia su tuppone già pronto. Dunque. Ecco, ma Antonello, e noi ho visto traballo de sottigu, vai tu fai bottiglia e tutto canto, dunque da tutto stappo su. Ma in cui si tenesi in esposizioni, che c'è una vestimenta bella del porto umano e tutto canto, questo può una ita, un sottigo non si va via da scelti tappo su noi. No. Come dai soltici si va in usa che cosa? È un isolante naturale che si impitta pure in edilizia, come non solo per questo stupone. Addirittura bada il stilista sa chi va che sul vestito di Alde si sposa con il solticio. Si impitta da in sassoletta sposta si scalpa. Si impitta in artigianato, soprattutto come di noi che è da aziendina, che fa che intenda con suo stuppone, usa il brocca, usa una specie di contenitore sprossabba, chi si ci chiama in sa macchina innanti, poi ci che sabba frisca sempre tutto tadie. Insomma, è un magro solticcio che ha un sacco di funzioni del modo di essere sbagliato. È un nao però, una volta va su tappu, poi due volte in sabottiglia, tocca ieri a tenere un macchinario, ho usato su di Renese uno scanto, in noi antico, se tocca, sì, no? Sì, sì. La tappatrice è normale, normalmente saldo in onzinza,
Vaghi una bella figura de, e tu ponai una sua sa zampulla. Sa zampulla. Sa, poi naturalmente come sa, sa azienda al manna, sa, 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 sa imbottigliatrice, vaghi tutto il suo rivaglio che in anche. Ah, a proposito de ampulla, de bottiglie, se tutto canto, posato sei convincendi pure una collezione a Pubiu, de bottiglia, sa duca, sa etichetta, sa e binuso. Antichi, storici, sì, sì, delle sì. Scantine della Sardegna. Ma oggi ne è un bello scanto, ma stai continuando a ricercare? Siamo scelgendo di preguntare a tutte le aziende a Salta, soprattutto questa più antica, più importante, la ampulla storica della azienda, in modo da avere un percorso pure della storia dell'etichetta, della storia del suino, della produzione del suino in questa determinata Argentina, quindi è un ulteriore arricchimento che vuole dare su museo. Bene. Dunque, a proposito di cantina, del vino buono, tu e Annao, quando si sono connotto su noi, ho cominciato questa nostra attoria e visita del suo museo, quando accabba la sua visita, ho usato portaisi su visitatori in un luogo bello a un si può di tastare su vino. Sì, sì. Dunque tocca a me pure, no? Beh, certo. Andavo su un pari. Antonello, devo che sia appassionato del vino, su questo luogo mi fa da macchiare di nero, cioè questa c'è tutta un'esposizione, hanno scelto l'esposizione, ma si può ritastare, è tutto su vino, no? Sì, 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 noi si può degustare, su vino, amo su, ripeto, tutta la schientina già chi rivagliana in Sardegna, quindi no, che oltre a sa visita sul museo, poi usiamo su dare in su bigliette una tazza di vino a chi è, non viene da acciappare. E noi siamo un Sergio, chi ne è? Sono un sozio della cooperativa, è un sommelier che a me, siamo schimbe sommelier all'interno della cooperativa. Io ho visto, poi tengo una gelosia, non sei mai, non ho mai dentro su tempo, insomma anche su corso, può comprendere bene. Mi piace in me da subito, la sabbia, però non uscivo nulla. Ma voi state a raccontare qualcosa cosa mancai. E questo luogo è una enoteca, cantina, è fatto? Una enoteca regionale, no, che faremo più schiattere cultura del suino. Casi è in dimono, però non faremo il numero al manno a sponzi di Argentina. Noi faremo su, può essere pure usare Gianna d'ingresso, però su visitatore che arrivi magari ad Olbia, e in Sardegna, e no che ad un'infarinatura sopra questa che sa di viticoltura in Sardegna. No? Ah. Quindi potremmo essere pure di guida in questo senso. Beh, questa è una cosa bella di Adero, cioè è un museo che si operi a questo servizio e tutto. Bene, dunque, e che si va dei trastai? Fermentino. Bello questo luogo, questo è fatto sempre quando è nasce sul museo, sì, nasce con questa enoteca e si studiava questa sciadata, questa matteolia che mi pare che tenga lì con un problema di salute, no? Sì, sì, sì. Peccato che hai fatto tutta questa cosa in tundu, ma non è servito a me. È resistente comunque. Dunque, grazie. No, devo però ti domando una cosa, sì, sei d'accordo? Mi piace da applicare questo vino. Non lo gusto tu, grazie, tornavo, grazie. Però poi si salutai, devo e ma voglio andare in forza a buffare a tastare questo vino, poi sta questo luogo fuori, mi braccio. Andiamo. Dunque, siccome di questo esti, su luogo e bivo prima, sui visitatori, io da Pubio si attura un cantao e mi braccio di questo vino a tastare in cuore. Andiamo e poi si salutiamo. Andiamo. Dunque, Santonello, si salutavo su noi. Io sono tastendo questo fermentino che ti ha detto su una cosa troppo buona e mi voglio convidare tutti gli spettatori siete cosa sbella sapendo in noi a Belchidda può conoscere la storia del Subino e tenni la possibilità di stare in mancare all'incuno. Grazie a tui, a tutta questa cooperativa, come te che si serve la mano? Enoturistica. Enoturistica. Dunque, amico, si stimmao su De Cosa Sbella, se si fa piacere, Domenico Ghibeni, da New York di Amerì, un altro attopio con un'altra puntata del Belchidda, del Museo del Subino, e Musandai in Siglesiente o Sulcis a Flumini Maiori.
In Gunisi c'è un bello museo fatto con un mulino a acqua e a un di punti stuggiata, si adotto scosa, si sfaina, chi conta di questo territorio, di questa Sardegna cosa nostra. Dunque, grazie a tutto canto, in noi sapete una visita, poi si fa da stare questo vino buono e noi si vive un domenico de Frumini Maiori con altre cose belle. Grazie a tutti. Questa attività è stata realizzata con s'aggiudu de sa Regione Sarda, Imprentas 2020-2021, Lei Regionali 22-2018, articolo 22.